Buonasera da Casandrino, che stiamo sempre a controllare i prezzi, barrelette, manicomi. Allora, buonasera da Casandrino, Luigi Di Donato. Sul banco abbiamo un bel Philips. Quanti polo c'è su televisore? 32 PFL 36065H/12. Televisore non dà segni di vita. Apriamo e vediamo un po' la situazione. Allora, apriamo il televisore, vediamo un po' all'interno che cosa troviamo di bello. Ai cannai, questo è il solito alimentatore rognoso. Rognoso non tanto per la stesura di telaio dell'elettronica, ma quanto per il problema sempre di alimentazione. Allora, inutile che perdiamo tempo in chiacchiere inutili, vediamo subito l'integrato pilota scoppiato sul primario di alimentazione. E poi allo pesce questa sigla, dobbiamo capire che sigla porta questo integrato. E poi se ci sono altri componenti che sono andati a creatura, sempre nei pressi dello stesso integrato, Zenert, Diet. Qualsiasi cosa, ma fanno un controllo preliminare. Vai giù, io lo leggo solo TNY e poi c'è cratere. Cazzo che la da sigla, poi mica ce ne stanno solo. Vediamo un attimino di cercare un attimo che cosa è. Vediamo un attimino se riusciamo a capire la sigla dell'integrato. Poi facciamo il controllo preliminare degli Zener e altri diodi nei pressi dell'integrato. Fusibile e compagnia cantante. Vai giù, tra le mie cianfrusaglie ho trovato un alimentatore simile, non è uguale, simile, non è uguale, questo è qualche altro modello, e mi dice proprio manca TNY277PN, potrebbe essere sempre 277PN, si pone ISU, cazzo, vediamo lo schema elettrico, vediamo se riusciamo a trovare lo schema elettrico in rete, prendiamo la sigla dell'alimentatore, che qua prove non se ne possono fare, bisogna essere sicuri di quello che facciamo, non è che si può girare per avventura, qua quando fai le cose regolate e si trovi degli imprevisti. Figuriamoci un attimo se cominciamo a fare le cose per avventura. Il canone dovrebbe essere questo qua, dove c'ho la freccetta. Vediamo un attimino, clicchiamo, cazzo esce fuori. Oppure è questo qua. Oppure possiamo fare una cosa, andiamo solo per immagini. Qui. Un canone, vediamo se è questo qua. Vediamo se è questo qua. Scarichiamo, scarichiamo. Il canone IC901, vediamo. Allora, IC901 ed è proprio lui, TNY277PN. Chiaramente dopo dobbiamo un attimo controllare poi gli Zener qua nei pressi, che se è saltato qualche Zener, qualcosa, facciamo la frittatina. Eccoli qua, ho trovato una bella bustina della Terma, TNY277, quantità 3. Meno male, aiuto, ma qui la Terma qualcosa, un pulito, ma no, non sto a fare pubblicità, ce l'ha miseria. Qua mi hanno proposto varie ditte un poco di prodotti gratis, e qui qualcosa pulito, ma no, so che facciamo qua. Eccolo qua, questo è l'integrato, andiamo con la sostituzione, e poi dopo facciamo un controllo preliminare, un controllo su tutti i Zener e compagnia cantante, sempre dando pure uno sguardo allo schema elettrico, che vediamo qua sul mio monitor, non so se è originale cinese o no questo qua. Questo è un monitor che non hanno ritirato più, l'ho sfruttato io per me. Ecco qua, togliamo la scheda dal telaio, tutto in plastica. Qua fuori c'è un po' di traffico che purtroppo mi trovo su una provinciale molto trafficata. Ogni tanto qualche sparatoria, per pure delinquente, un criminale. Zing, gente di passaggio, gente che deve aperta, è un manicomio qua. Allora, per prima cosa togliamo un po' di polvere, questo è pieno di polvere, questo alimentatore, con un po' di anni. E poi andiamo a dissaldare l'integrato. Uno qui. Allora sta. Eccolo qua. Avevo perso il segno. Allora, una fila di pin sono tutte negative, cioè praticamente sono tutte a massa. Ok? Io aggiungo sempre prima un po' di stagno, così sì, è più facile asportare il... La saldatura, liberare. Un'altra cosa importante è sempre quella di andare a scaricare il condensatore di filtro. Ho dimenticato di fare la sceneggiata di quando prendo la lampada o lo strumento che mi hanno regalato là per scaricare il condensatore. È importante scaricare il condensatore di filtro, altrimenti resta carico. No, cazzi guai. Ecco qua, togliamo. Eccolo qua, questo è schiattato. Prendiamo il nuovo. Vedete, questo qua c'è un pin in meno. Non è 8 pin, ma è 7 pin. Quindi non potete sbagliare la
la posizione, quindi pure chi non è attento riesce a capire come va, che se lo mette tutto il contrario non può entrare perché c'è il si trova il foro in meno. Se vero o non se vero, non so, ci manca che cazzo succede. Ecco qua, ho soltanto pure una pistola, dai. C'è ancora il cane che sta rosicchiando vicino alla. Il cane che sta rosicchiando vicino al cassetto. Ha già passato qua in questi cani, che già fa. Qua devo grattare un po' la vista. Allora, sostituire l'integrato pilota sui 5 volt. Questo qui è il trasformatore switching per i 5 volt che vanno alla scheda madre. Sostituire l'integrato questo qua. Adesso direi di controllare i NOM ZD. Che è questo qua? ZD910 e ZD903, per vedere se sono in curto o che sono zener che sono nei pressi dell'integrato. Nulla toglie che in caso di un curto che è scoppiato può danneggiare anche qualche zener. Oh, che stai a fare tu? Disgraziato, vai a cuccia. Bravo, brutta bestia. Ehi, e beh. No, c'è una mannaggia, solo a mozzicare, solo a mozzicare, già ieri mi hai massacrato la mano, hai capito? A te e tua mamma, ok? Bravo, sgridala quando mi morde. Controlliamo, facciamo un controllo grossolano. No, questo in corto non è, l'altro zener. Non è buono, sembrava aperto, invece è buono. Dietro qua pure è buono, ma poi chiaramente questo controllo preliminare, controllo che si fanno così, non è un modo fusibile di rete. No, si è aperto l'integrato, quindi non è saltato il fusibile di rete. Vabbè, voglio proviamo, vediamo che è successo. A posto, messo sotto tensione l'alimentatore, voglio nix, nessun segno di vita. Controlliamo un attimo in uscita, cominciamo a vedere se è alimentato il primario. La cosa è triste, eh? Perfetto. 10 volte vediamo puntale a massa, arriva piastro negativo, prendiamolo qua. Però sul secondario di alimentazione non trovo i 5 volt, quindi probabilmente c'è qualche altro danno sul secondario. Che bella cosa. La cosa si complica. Togliamo la spina, andiamo a scaricare il condensatore di filtro con la crocca che mi ha regalato il mio amico Gianluca. Ehi, com'è bella carica. Possiamo metterti tu, insomma, già mi ha muzzicato qua, non ci mancava solo la scossa. Guaiù, qua veramente la situazione è complicata. Niente di meno che ho trovato il trasformatore dei 5 volt, il trasformatore switching con il primario interrotto. Vi faccio vedere. Che bella cosa, cioè peggio non poteva andare. Ah boh, questo è un avvolgimento, però l'altro, vedete dove chiude sull'integrato, non mi dà continuità. Cioè praticamente è interrotta la linea. Invece di salto possibile è saltato due trasformatori, che bella cosa. Porca miseriaccia. Che bella fregatura, ma che cacchio me lo dà? Vediamo sull'altro alimentatore se è buono. Vediamo un attimino. Io giuro, sui miei cani, veramente io ci tengo molti cani, è la prima volta che lo sto provando. Speriamo che non ho lo stesso problema pure qua. Vediamo direttamente. Il muto esterno a portata di mano qua, così vedete anche voi insieme a me. Speriamo che intero questo qua. Ah, perfetto, perfetto. Ok, a posto. Quindi possiamo tranquillamente togliere il trasformatore di qua e passarlo di là. Questo dei 5 volte. Allora possiamo scrivere manca TNX più manca pure il trasformatore. Alla fine metto tasca, però non è uguale, quindi non so se è compatibile. Poi c'è la rogna, non ti capita mai, che andare a rogna, ho fatto contento qualcuno, che male lingua. Andiamo a togliere il trasformatore dalla scheda da cannibalizzare. Mannaggia, miseria, mi va capita proprio. C'è tante cose il trasformatore, peggio non poteva andare. Meno male che aggiungo un po' di stagno qua per facilitare la dissaldatura. Meno male che ce l'ho, che ho un alimentatore uguale, cioè uguale, insomma simile in laboratorio qua. Così recupero il mio bel trasformatore. Ma lo qui, poi facevi interno, non bevo pure. Eccolo qua. Questo è figlio unico di madre vedova. Mettiamo dall'altra parte. Ecco qua.
andiamo a dissaldare il trasformatore interrotto. Cioè, tanti cazzo se avete rompere il primario del trasformatore, ci faccio io. Mica il fusibile, no? Cioè, tante cose, trasformare, meno male che ho il trasformatore. Vabbè, qua pure che forza un po', qua tanto per non rompere la vista su. Perfetto, andiamo a mettere. Caro giù. Ho perso il trasformatore. Il canne è uscito. Allora, vediamo un attimino. Questa è la posizione del trasformatore. Questo cade, che ci mette caso? Ha l'ingrandimento. Qualcosa devo appoggiare per non farlo cadere. Perfetto. Cioè, assurdo proprio, la prima volta che mi capita. Si interrompe il primario del trasformatore sui 5 volte. E che caspita. Diciamo che siamo, come si dice qua, siamo stati fortunati nella sfortuna. Perché ho il trasformatore, se no tre se ne cazzo. Era capace di prendere un'alimentazione 5 volte, lo metti da parte. Vabbè, questo deve essere in Europa però, eh. Ecco qua, sostituito l'integrato, vediamo un attimino se abbiamo qualcosa in uscita. Fondo a scala 10 volte, nero negativo. Andiamo su blu. Ecco qua, abbiamo i 5 volt. Vuol dire che l'alimentatore ha ripreso a funzionare, almeno spero in tutte le sue parti. Cioè, tanti cacchi che si interrompono il trasformatore. Che bella cosa. A posto, andiamo corrente. La prima cosa che cacchio succede. Oh, si è acceso LED blu. E anche la retro illuminazione. Fortunatamente, diciamo che siamo stati fortunati e sfortunati nello stesso momento. Sfortunati che chiaramente tante cose va proprio a interrompere il trasformatore di alimentazione di 5 volt. Fortunatamente l'avevamo su una scheda cannibalizzata. Quindi, se vi capita che salta l'affare qua, giuato schema là, TNY277, probabilmente salta pure il trasformatore di alimentazione di 5 volt. Cosa che non capita mai su altri televisori, ma qua capita. Guagliù, chiudiamo tutto e vediamo come va questo televisore. Allora, ora vediamo un attimino che cosa è successo. Allora, qua sul primario abbiamo i 400 volt dall'alimentazione primaria, cioè vedete qua già l'elettrolitico 100 microfarad 400 volt di filtro. Praticamente più B, da questo punto qua più B, i 400 volt arrivano anche sul primario del trasformatorino switching che alimenta i 5 volt sulla, per la scheda madre, più B. Vedete la freccia qua in uscita, ma in realtà questo è entrata. Più B. Più B. Quindi che cosa è successo? Nel momento in cui andiamo oltre, andiamo nel trasformatore qua, questo qua, è andato incolto nel pin 4, entrano qua, vedete? Sul pin numero 4, andando incolto, praticamente che cosa è successo? È successo che è andato a massa direttamente 400 volt. Questo è scoppiato e praticamente invece di saltare FB907 mi è saltato primario lo trasformatore e ci ha fatto servizio, su bastardo. Che poi in effetti sono stato fortunato, sono stu cazzo. Chi me lo dà questo trasformatore qua? Cioè non è saltato il fusibile, è saltato il primario. Quindi chiudendo a massa tramite l'integrato è saltato il primario. Il fusibile non è saltato. Fortunatamente nella sfortuna avevo il... Ehi, bello io, qua pieno caffè, va? Quello qui è venuto un giusto giusto, il nostro cantante. A posto, il trasformatore è ripreso a funzionare regolarmente. Questo è il mio telecomando Vestel, quel che è un euro nel mio negozio eBay. Un euro, questo non è quello là universale, quello là dedicato per formenti, queste cose qua, ed è compatibile, vedete, sia per Philips che per Vestel. Vediamo il volume. Sì. A posto, ecco qua, ne ho ancora 200-300 di questi qua, più o meno, ne avevo 1000, però qua parliamo di anni fa, ho fatto un blocco a Milano, mi ricordo, una ditta, ne ho preso 1000 di questi qua, l'ho pagato pochissimo, quindi a un euro riesco a toglierli, va bene? Accendiamo di nuovo, vediamo un attimino come si comporta il telecomando su questo televisore. Ripeto, un formenti, questo qua era per i Phoenix, quella roba là, vedete? Però è compatibile con Philips ed è compatibile pure con Vestel, tutti questi telai qua, quindi una bella gamma di televisori. Allora, le funzioni principali che fanno, diciamo volume, sorgenti, no audio e compagnia cantante. Chiaramente, come già vi ho detto, non va nel menu.
pure il timer, vedete, funziona, gran parte delle funzioni, non è universale. Vabbè, questo è tutto. Spengo il televisore. Luigi Di Donato di Casandrì. Ci sentiamo nel prossimo video, vediamo un po' cosa troviamo di bello, va bene? Ora devo chiudere la baracca, vedete che sono le 20:05 e qua si lavora ancora. Qua a Bolzano si lavora, mica come a Napoli che pensate solo a fare tarantella, a mangiare, a bere, a giocare con i cani, a un delinquente, un criminale, qua si lavora. Che è questo feedback qua? Grazie a tutti e due i video per molto. Oh, e finalmente ho la crocchia originale cinese, stiamo a posto. Questa qua è l'inserzione, stock 10 telecomandi digicomputer 77 case, più pure i batterie, vedete, vi do pure le batterie, tutto 12,50 euro, 10 telecomandi più batterie, ripeto, non è un telecomando universale, credo che fanno schifo tutti i belli, chiari sono questi qua, lo sta, vedete quelli là dietro, questi qua sono telecomandi dedicati, è diverso discorso. Questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrì, ci sentiamo nel prossimo video, ciao a tutti, buona serata, ciao, buon weekend che ormai è venerdì, chiudiamo la baracca, sono le 20:10, io vado avanti fino al sabato pomeriggio, fino al sabato sera, non è che prendo solo domenica di festa, va buono, e a volte nemmeno la, cioè, fatta la fine di cinese, a volte nemmeno la domenica, uno di domenica mattina lavora. Voglio, io chiudo, sto solo io aperto, e la pizzeria là, vedete, la pizzeria e basta, adesso tutti chiusi, vedete, guarda.